Bene ragazzi, sono di nuovo qui e oggi ci ritroviamo su Skyrim. Oh, crudio. E stiamo continuando la nostra serie. Sono appena arrivato e cosa succede? Appena arrivato mi trovo della gente così che fa casino. Allora ha detto devo sterminarli. Così ho fatto. Però ho visto che hanno attaccato qualcuno che sembrava molto ben equipaggiato. Cacciatore orchesco, prima mi nutro. Vabbè, è una cosa inutile perché tanto sto bene. Però, poi guardiamo un po'. Ha della carne, le frecce le prende, un po' di oro. Bene, i rinnegati non li guardo neanche perché tanto non hanno di sicuro niente. Allora, il mio cavallo, boh, è sparito. Ma non importa. Lo ritroverò la prossima volta. E noi andiamo in fretta in queste rovine. Tra l'altro sono curioso di vedere se c'è ancora il troll del ghiaccio spappolato a terra. Spero di sì. Comunque non è che cambia tanto. Ok, eccoci che arriviamo. Allora, questo sì, ci sono ancora questi, quindi di sicuro c'è il troll. Ok. Giù. Una leva. Oibò. Che strano. Vediamo cosa serve. Perché ce n'è due in realtà di leve. Merda. Ho fatto bene a fare il salvataggio. Accidenti, che figata assurda. Questa sì che è utile. Carina. Era questa allora quella per aprire la porta? Sì, ok, avevo detto che sono in un'altra trappola mostruosa. E quindi... Ah, non siamo ancora... va bene. Vanno le armi. Perché qui inizia il difficile. Distretto superiore di Bzz, in questo posto. Mi è piaciuta molto quella trappola, non l'avevo mai vista quella roba, quelle lame rotanti che escono. La prima volta che le incontro. Se una volta se sarò costretto a uscire scappando come un matto, mi servirà. Oh, veleno potente. Ci sono pure questi barili pieni di liquido strano. Questo è un baule. Granato perfetto, corona d'argento, chiara con pietra lunare. Molto bene. Tutta roba con un discreto valore. Tanto non la venderò mai perché io colleziono queste robe. Quindi, ok. Allora, questo è direi che è chiuso. Non c'è motivo per... Beh, dai, apriamolo. Magari succede qualche cosa. Faccio sempre un salvataggio prima di aprire, ma questo era basilare. Perché se rompo il grimaldello senza riuscire ad aprire niente, allora vabbè. Ecco, tipo adesso. Non è che adesso ne ho tanti di grimaldelli perché ne ho trovati parecchi. Però. Non so in realtà perché sono passato di qui. Io sono andato a caso. Questo è intrigante. Probabilmente significa che... Oh, che culo, questo è proprio culo, sfacciatissimo. Significa che c'è qualcosa di interessante qui. Amuleto di Mara. E anello d'argento, beh in realtà non è niente di così estremamente valoroso, ma non importa. Un po' di valore comunque ce l'hanno. Anche perché poi c'è tutta la cosa del fatto che quando uno vende gli oggetti li vende a prezzi stracciatissimi. Non per il loro vero valore. Però, secondo me così stiamo allungando la strada e basta. Va bene. Non importa, allunghiamo pure la strada. Afflitto. Oh. Mi sa che qui bisogna andare giù pesante. Visto che sono tutti... Scusate, eh. Questo li ha salvati tutti quanti dal fussolo da... Oh cavolo, sto morendo. Ecco, nutriamoci così guariamo in fretta. Questo può servire. Pugnali di ferro. Cerca. Non hanno niente di interessante. Panca.
Va bene. Aspettiamo un'ora così ci ricuriamo. Completamente ora andiamo avanti con Dardo di Fuoco. Ah, ho già visto qualcuno laggiù lontano. Tra l'altro mi sono reso conto nel video vecchio, nel video scorso, di una fail assurda che ho fatto a un certo punto. Che ho detto, ah, deve esserci il drago. Però non si vede, invece mi è passato esattamente davanti. È stata proprio la cosa più epica del mondo, però. Sono tanti, sono abbastanza forti in realtà. Cioè, sono abbastanza forti nel senso che ci fanno un bel po' di danno. C'è ancora qualcuno. E non pochi. Quanto è il morso di mia figlia? Tu hai una figlia? Ma che cavolo sono ste creature, scusatemi? Io non ho ancora capito. No, oh, calmini, eh. Brucia. Tac. Due pugnali d'acciaio così, non si sa perché. Allora, vediamo un po' di saccheggiare per... Ecco, quattro grimaldelli. Questo adesso voglio proprio vedere cosa succede. Facciamo un salvataggio perché mi esce un'altra lama, magari. Ah, ho aperto di là, ok. Capito. Questo posto ha sempre un'aria strana. Radici. Lampade luminose. Questo per esempio. Vabbè no, questo è abbastanza comune in realtà. Ecco, lì probabilmente la strada da cui saremmo arrivati se avessimo fatto l'altra via. Se fossimo andati dritti. Non è detto, però. Potrebbe. Oppure questa. Vediamo. Mappa. Ecco, noi. Ah no, era solo una stanza probabilmente. Beh. Eh sì, andiamo dritto, vediamo cosa succede. E cavolo. No, non magia. Oggetti. Questo e questo. Esatto, non puoi battermi. Armi a mano aumento, sì, vai. Mi piacciono molto quelle armi a una mano. Tipo quello è poco rassicurante, quindi andiamocene. Adesso non, ci mancherebbe solo quattro palle naniche che escono da lì. Ah, lo sapevo. Questo avrebbe potuto servire per esempio prima, ma va bene. Non l'ho visto. Ah, guarda, lo possono attivare anche loro. Non l'hanno fatto però, sono stupidi. Allora, qui si va pesante di magia. No, non magia. Adesso spero di non aver lanciato per sbaglio la freccia, eh. Ci siamo. Congelante. Ecco, che fail assurda. Muori, infame. Non ci provate voi. È il vostro schifosissimo sputo verde. Eh sì, bisogna passare le spade contro questi. Oh, regno della magica, vai. E ora andiamo in questo laboratorio. Vedere cosa c'è. Vieni. Tu la tua armatura. Questo si può aprire? Sì, si può. Anche questo si può. Oh no!
mancatissimo. Bene, vediamo cosa c'è qua dentro di interessante. Note dell'afflitto. Questa la prendo che potrebbe far comodo. Oso. Scarsi però che sono. Va bene. Niente che ci possa essere utile, né cavalga. Escluso le note, che forse servono. Questo è uno scrigno, sì. Prendi tutto. Cavolo, che spavento. E questo, da dove arriva col suo coso elettrico? Di solito non esplodono i ragni nanici. Ma vabbè, non è stato drastico. Adesso cosa succede? Oh, crio. Ah, perché io ho sempre incontrato questi. Allora, oh, facciamo così che ci riprendiamo tutto e potenziamo pure la salute. Poi io volevo fare così in realtà. Magia. Tum. Soffi di fuoco. Ci mettiamo in posizione giusta. Oh cavolo, quanti sono? Sono morti tutti. Li abbiamo massacrati tutti. Non so neanche come abbiamo fatto a farlo così in fretta, ma va bene. Va benissimo. Quindi sono arrivati tutti di qui. Quindi io vado di qui. Sì, va bene. Questo c'è una pozzanghera. Allora, facciamo così. Invece di andare subito di qui, facciamo prima il giro dall'altra. Perché ho adocchiato qualcosa che potrebbe avere un grande valore. Come sono arrivato di qui? Oh, ecco, questo per esempio non l'avevo visto. Vabbè, non era tanto ricco. Qui c'è una scala che va su. No, va allo stesso posto dove ero io. Però è la strada più lunga, quindi da sotto. Ah, ok. Potevano sprecare questo tempo. Sono allo stesso posto, sì. Ok, bene. Fantastico. Allora direi, ragazzi, che adesso salviamo e ci dividiamo l'episodio. Per non allungare troppo, che magari diventa un po' pedante dopo un po'. Comunque le ambientazioni iniziano a essere parecchio curiose. Allora ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. E niente, non perdetevelo, così vedremo come va a finire la storia. Lo vedrò anch'io perché non lo so. E un saluto a tutti da Iaxi. Ciao a tutti ragazzi.